Sì. Lo so che mi avete sentito in modo stranissimo, ma qua siamo super super paurosi, siamo, abbiamo tanta paura perché non potete capire cosa c'è qua dentro. Qua ci sono cose strane, tipo, guardate, questo è un gioco molto particolare, ok? Un gioco molto... che non si vede niente peraltro, cosa devo fare qua? Ho preso delle munizioni, avete visto? Praticamente in questo gioco vengono spawnati, diciamo, dei tunnel a caso... Peraltro dove non si vede assolutamente un cippero cepere. Infatti se voi vedete qualcosa, io spero che voi vediate qualcosa, io lo spero con tutto il mio cuore, lo spero dal cuore divino. Però vedete qua la luce sta aumentando, quindi vedete che pian piano la luce aumenta. Io spero di non aver attivato tipo la cosa qua, perché sennò poi dopo è terribile. Però ora sono una bellissima signorina. E avete sentito? Lo so che vi è piaciuto la mia performance da signorina. Anche a me è piaciuta molto. Lo so. A me piace molto essere... Cosa sto dicendo, ragazzi? È che ho un pochino di paura. Non so se la state avvertendo, perché qua praticamente sono dei tunnel, no? E qua in questi tunnel possono spawnare zombie, possono spawnare cose, ed è tutto quanto fatto a caso. Infatti tipo questa porta qua non è... non ci dovrebbe essere. E l'obiettivo finale è tipo fare qualcosa nella stanza tipo centrale. Non ho capito bene cosa devo fare, però praticamente dobbiamo raggiungere una stanza. E chi è questo signore? Porca puzzordino, muori schifoso. Attenzione ragazzi, dobbiamo stare super attenti. Avete visto? L'ho steccato. Adesso muori. Ah, stupido. Ah. Bene. Ok, sono contento perché... guardate là davanti, c'è un signor robot. Cosa starà facendo quel signor robot? Non lo so. Ma come si fa ad andare, tipo, a scavare, tipo, no? Tipo, se io adesso voglio aprire questa porta... No, mi stavano sparando. Nope. Assolutamente no. Cosa devo fare? Ragazzi, non sto capendo niente. Poi comunque questa musica mi sta mettendo molta ansia. Cioè, non so se la state sentendo, ovviamente. Sì, però dai, scusa, è tutto buio, no? State vedendo, vero? State vedendo? Sì che state vedendo. È tutto incandescente, tutto cosa sto dicendo. Allora, dobbiamo cercare di stare tranquilli, perché non si devono permettere sti tizi, sapete? Allora, adesso Duni si arrabbia. Prima di tutto chiudiamo questa musica. Prima di tutto. Secondo. Io sono completamente offeso con queste persone. Inchinatevi di fronte a me, o creature, oppure battite le pene degli inferi. Scusate, mi è presa leggermente l'onnipotenza. Adesso ritorno in me. Però fatto sta che io non so come ritornare dietro, davanti. Tipo, avete capito? Non so come... cosa volevano? Perché vogliono uccidermi? No, mi sono cagato addosso, raga. Mi sono cagato letteralmente. Non so se avete visto, ma è stata brutta là. Perché mi è spawnato proprio davanti. Non è che ho spento qualcosa per sbaglio, tipo... Ma sto registrando? Sì, ok, perfetto. No, perché sinceramente me lo stavo chiedendo proprio, eh. Ok, da questa parte si deve andare, perfetto. Ho ritrovato la via. L'importante è ritrovarla. Cosa sta facendo sto qua? Sta facendo l'importante è ritrovare la via, perché cosa fa? Ma come mi picchia? Ma è stupido. Questi sono giochi brutti, tipo avete presente le recensioni dei giochi brutti? È proprio così, uguali identiche. Come, cosa devo fare? Devo forse aprire questo coso, eh? Devo far così? Devo picchiare tanto al muro? System checking. Non capisco cosa devo fare, mannaggia loro. Vediamo, io sto facendo questa prova perché voglio vedere un attimo se... Ah, ma c'è la flash, ma ditemelo subito, razza di ignoranti scurregioni. Ma io veramente non so, cioè non me lo dicono. Oh, ma non c'è, non è vero che c'è la flash, è una gran bugia. Come osano dirmi bugia? Ma se io premo... Ma sapete perché? Perché forse questo si prende, ragazzi. Si prende proprio in giro, cioè nel senso, se avete capito, non si prende. Ah, c'è pure l'inventario, addirittura. Orca puttordoro schifosa scurreggiona cagona. Quindi se io premo I, ho l'inventario, avete visto? Wow, allora devo prendere assolutamente la torcia, perché voi se no non vedete niente giustamente. Quindi questa cosa non la sapevo. $50, a quanto pare se ci sono i dollari... Praticamente io posso comprare cose. Quindi adesso cerchiamo di capire bene come andare avanti e cercare di uccidere tutti questi alieni schifosi che si permettono di intromettersi nella vita privata delle persone. Come osano queste scurreggioni cagoni che non sono altro. Attenzione, dobbiamo trovare... State sentendo queste voci? Dobbiamo trovare tipo il pannello di controllo nel settore rosso. Siamo nel settore rosso, mi sa, perché qua è tutto rosso, vedete? Qua ci sono gli zombie che sono scurreggioni
come al solito. Ma per, poi perché noi siamo tipo dentro? Questo potrebbe essere, ragazzi, tipo una sorta di bunker dopo una sorta di apocalisse zombie. Avete mai visto The Walking Dead? Perché io non l'ho visto. Stavo parlando come se l'avessi visto, ma no, non ho visto tutte le stagioni. Anzi, proprio ho visto solo i primi episodi, perché poi avevo paura, non riuscivo proprio a guardarlo. Però qua potrei, ecco, vedete, se ci sono queste munizioni vuol dire che ci sono. Oh, ho trovato la pistola. Come faccio ad usarla? Oh, ragazzi. Sì, lo so, lo so. Qua diventa bello. Guardate, guardate. Ma morite. Come faccio a ricaricare? No, devo ricaricare, dai, per forza. Devo capire come ricaricare. Allora, se io vado qua su options, poi dopo control, e vado un attimo a vedere reload R. Ma se io infatti premo R, non va. Perché non va? Non ha senso questa. Ah, perché forse devo tenere premuto così. Vediamo. Muori. No, non va. Forse proprio perché non sono le cose giuste. Forse devo trovare altre munizioni. Può essere. Tutto può essere in questo gioco. Non è che magari è buggato. No. Quando mai i giochi indie? Quando mai sono buggati i giochi indie? Beh, certo che manco i giochi AAA, però non è che siano così. Sì, però non si vede un cappero cieco. C'è perecce. Scusami, dai, che non si vede niente. Ragazzi, io capisco che voi siete impazienti di capire che cosa sta succedendo, ma io qua mi sto cagando addosso. Caghiamoci tutti addosso, no? Appassionatamente, importante tutto ciò. Perché almeno se lo facciamo tutti non è imbarazzante per uno o per l'altro. Ma che caspita, ma come si permette? Ma come osi? Io devo chiamare. No, non funziona. Allora vai a cioè, in senso, vai a quel paese, no? Se io voglio rompere questa porta, perché non la posso rompere? Voglio rompere la porta. Se è possibile mi fai rompere la porta, altrimenti Duni si arrabbia. Sto continuando a rompere la porta, io ve lo sto dicendo. Non la smetto finché non si apre. Apriti, sesamo. Allora forse devo usare le maniere forti. Apriti! Perfetto, non ha funzionato. Non funziona. Forse perché si è spaventata pure la porta, si è cagata addosso sicuramente. Però ragazzi, secondo me, voi, anche voi qua, secondo me sì, comunque so parlare io, no? Sono molto brava a parlare. Certo, caspita, faccio questa cosa da un anno e devo dire che a parlare sono diventato proprio bravo io. E soprattutto perché prima ho fatto una pausa lunghissima, che vabbè, so che a voi piacciono le pause. Certo che però anche ritornare indietro, porca puzzarda. Allora, io non faccio mai video da soli. Devo ritornare un attimo nell'allenamento, no, di fare i video da soli, perché insomma non sono molto pigliato. All'inizio, tanto tempo fa, ero molto più pigliato a fare i video lunghi, perché, no, nel senso li facevo molto da solo, soprattutto in estate, dato che non c'era mai nessuno. Però anche perché poi tutti quanti erano al mare, tipo, non lo so, a trovare la crush. In realtà nessuno ha mai trovato la vera crush, perché sono tutti dei loser, dico i miei amici. No, dai, scherzo, poveri amici. Però come faccio ad aprire? Pronto? Posso aprire, per favore? Posso aprire? Yuhu! Dai, sono bloccato, non ho capito cosa devo fare. Allora, se io prendo la pistola adesso e magari sparassi. Ah, vedete, sta ricaricando. Avete visto? È esploso. Però non ha fatto niente. Perché? Come si permette? Ma non funziona. Ma pronto? Cosa devo fare? Devo sparare. Ma cosa? Oh mio Dio, questo gioco fa schifo. Allora ragazzi, facciamo così. Se voi volete, io riporto questo gioco, cerco di capirci qualcosa. Però non lo so, cioè non so se voi piace oppure no. Sicuramente non piace, perché secondo me a questo punto del video, secondo me non c'è più nessuno. Io ve lo sto dicendo, guardate che brutto. Mamma mia, ma non ti vergogni di essere così brutto? Cioè, nel senso, capisco che magari, non lo so. Ma poi io sono Your Name 520, ma cos'è? Vabbè, comunque, non lo so, ragazzi. Io sono completamente sconvolto da questo gioco. Io sto cercando di capirci qualcosa, ma non ci sto capendo assolutamente niente. Sono completamente sconvolto da ciò che sta succedendo e da ciò che non sta succedendo, anche perché qua è tutto buio. E voi vedete tutto verde, buio. Non so che caspiterina state vedendo. Cioè, veramente, qua io sto cercando di capire bene qualcosa, ma non sto capendo nemmeno io niente. Ma, ragazzi, veramente, vi chiedo perdono assolutamente, perché nel caso, adesso io vi chiedo... Vi chiedo assolutamente scusa con la mia voce da signorina, vi chiedo assolutamente scusa a te, mia tesoria. Cioè, io proprio non capisco.
Avete sentito, no? C'era la signorina che stava parlando. Cioè, io sono completamente scioccato da me stesso perché sto ho scelto un gioco di schifo. Perché non è possibile, deve essere un gioco horror. Ma dove io faccio schifo? Allora, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo gioco, se siete arrivati fino a questo punto del video, perché secondo me non è arrivato nessuno. E a questo punto, forza, uccidetemi, forza, tutti insieme. Sì, vai, forza, fate schifo, vi odio e dovete andare a quel paese, tutti quanti. Perché io non voglio più parlare con la gente inutile come voi che vuole farmi fuori con tutti quanti insieme, peraltro, tutti quanti insieme erano lì così blum 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 blum. Infatti adesso io sono completamente innervosito, nessuno più altro si deve permettere mai di fare una cosa di questo tipo. Bene, ora detto questo, lasciate like, ricordatevi e poi soprattutto iscrivetevi chiaramente, poi dopo lasciate like, non so se ve l'ho già detto, e poi soprattutto scrivetemi nei commenti se vi piace questo gioco, mettete un emoji tipo di uno zombie che c'è sicuramente, spero, non lo so, altrimenti mettete un emoji la vostra preferita e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.